Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questo nuovo appuntamento con la domanda fondamentale. La domanda fondamentale di oggi riguarda un tema abbastanza controverso. Parliamo di vendita e acquisti di miniature. Ora, una premessa importante, questo è un tema difficile perché? Perché ci sono tanti punti di vista differenti. In che senso? Dipende dall'approccio che abbiamo appunto in questo senso, nel senso che nel mondo delle miniature, come in generale nel mondo della compravendita, un punto di vista può essere quello di massimizzare o minimizzare. Mi spiego meglio. Vendo, cerco di massimizzare, quindi se ho una miniatura, questo elfo dei boschi, Silvano, non riuscite a vederlo, ma fidatevi, è un elfo silvano decolorato in questo caso, quindi una miniatura che è di plastica, del Signore degli Anelli, in questo senso è una miniatura che non ha un gran valore di per sé. In questo momento, ipotizziamo, questa miniatura vale un euro. Il suo valore reale di mercato in questo momento vale un euro. Discorso di massimizzare. Se io questa miniatura, con l'idea di massimizzare, la vendo a 1000 euro, bravo io. Potremmo dire, poi ci ce la fai, hai truffato qualcuno, piuttosto che gli si apre tutto un altro dibattito, però ok. Minimizzare il discorso dell'acquisto. Quindi al contrario, quindi questa miniatura vale 1000 euro, io la pago 1 euro, quindi cerco di minimizzare la spesa. Questo è un tipo di approccio, ovviamente, per certi versi qualcuno potrebbe anche chiamare, potrebbe parlare di legge di mercato, o comunque quello che potrebbe essere un discorso anche di economia, noi non vogliamo arrivare a questo punto. Il concetto è, ci sono diversi approcci, noi oggi ve ne proporremo uno, io oggi ve ne proporrò uno. In particolare, che in linea con quella che è la guida galattica per modellisti, c'è un discorso di comunità. Quindi, sì, giustamente, se cerco di comprare qualcosa, cerco di risparmiare anche due spicci, che male non è. O se vendo, cerco anche di fare due spicci, che male non è. Nessuno vi deve dire cosa dovete fare. Quindi, questa domanda fondamentale, questa nostra puntata, non sarà volta a dirvi cosa dovete fare, come dovete fare. Sono dei consigli riguardo la vendita, sia che vendete sia che acquistate in questo senso. Molti di voi a un certo punto, purtroppo, dico io, si trovano nella situazione di dire guarda, l'hobby in questo momento o parte del hobby non mi va più di farla, quindi voglio sbarazzarmi invece che accumulare a livello anche di collezionismo tutto quello che facciamo. Quindi a un certo punto mi trovo nella condizione di dover voler vendere o per contro poi acquistare i nostri meravigliosi suppellettili da collezionismo piuttosto che da gioco, piuttosto che artistici, chiamateli proprio come le nostre miniature, ok? Cosa succede? A un certo punto, prima domanda che spesso viene fatta anche sui gruppi online, eccetera, eccetera, come definisco il prezzo? E qui veramente si apre un mondo. Sì, nel senso che da un lato c'è quello che noi chiamiamo comunemente il mercato, cioè il mercato è quello, questo luogo ipotetico, immaginario, che in realtà non è un mercato fisico, con quello che vende il pesce, quello che vende il formaggio, eccetera, eccetera, ma un luogo metafisico per certi versi, immaginario, che determina il prezzo di determinati oggetti. E come lo fa? Beh, in base alla richiesta, banalmente, quindi in base alla richiesta che c'è di un determinato prodotto, viene determinato un certo prezzo. Più il prodotto è richiesto e ricercato, più il prezzo sale, banalmente. Meno ricercato, quindi per contro più il prezzo scende. Quindi io potrei avere anche un pezzo relativamente raro, adesso qui ho in mano, per chi fosse curioso, un Burdur, che è un pezzo molto bello in metallo, del Signore degli Anelli, sempre, ovviamente, credo che sia l'unico troll eroe con nome, in questo senso, perché esiste il capo troll ma non ha un nome, lui invece è apparentemente il boss, diciamo, dei troll di collina, eccetera, eccetera. Oggi
non è un pezzo rarissimo, anche perché è tornato in vendita sul sito GV, non so se in metallo piuttosto che in plastica, resina, adesso non ne ho idea, però facciamo finta che questo bordone in questo momento fosse un pezzo raro. Ci caspita, un pezzo raro, ne ho magari 2-3 copie, mi servono 2 spicci, lo voglio vendere, pezzo raro, che ci farò i milioni di euro. E potrebbe essere che no, perché il mercato in quel momento, a nessuno sul mercato interessa un burdo. Come non se lo caga nessuno? E non se lo caga nessuno, perché? Perché in quel momento vuoi che nessuno, anche di quelli che Burdur non ce l'hanno nella loro fantastica collezione dei Signori Anelli, lo vuole, non gli interessa, in quel momento non gliene, è un modello che non piace, che ne so. Per quanto raro, in questo senso, sarà difficile da piazzare, quindi sarà difficile trovare un compratore. E se anche lo trovassi, sarà difficile che mi dia i milioni di euro. Quindi in quel momento, in questo momento, Burdur, nella nostra ipotesi, vale poco. Magari un pezzo raro, che sono, cioè 10, 20, 30, 40, x euro, me li fa portare a casa. Ma pur essendo raro, non è detto che sia di valore. Quindi già questo è un concetto che molte volte è difficile assimilare. Da cosa è dato il prezzo di mercato? Beh, dalla richiesta, appunto. E su cosa si basa la richiesta? Beh, diversi fattori. Può essere un discorso di collezionismo, può essere un discorso di moda, alle volte, signori, piuttosto che potrebbe essere anche un discorso legato al gioco. Anzi, molto spesso legato al gioco. In che senso? Nel senso che i nostri amati giocatori dei vari sistemi legati alle miniature in toto, non soltanto Signori Anelli, si basano spesso su quello che in quel momento le regole danno come più performante. Quindi, modello tra i miei amati, ne ho 5, con questo che è ancora da montare, tra l'altro, il nostro bel olifante. Sì, oggi sono i Signori Anelli, signori, così, anche se vedete, ovviamente potete apprezzare Robina. Esempio, fino a poco tempo fa, questo è un esempio perfetto del discorso del gioco. Un modello che a me piace tantissimo, in particolare poi come Shalaxi, in realtà. Albane, ok? È un modello che fino a qualche mese fa non si cagava nessuno. Per quanto bello il modello comunque della Keeper, e non andava sui campi da gioco perché quasi nessuno giocava Slaanesh. Poi è uscito il nuovo tomo, sono uscite le nuove regole di Aos per Slaanesh. Adesso sul campo di battaglia è facile che di Keeper, in un esercito magari da 2000-3000 punti, ne vediate almeno 3. E non è più raro vederle in giro. Prima sì. Domani magari non le vedremo più, perché andando avanti, uscendo i nuovi tomi, nuove regole, eccetera eccetera, a livello di gioco, quindi torneistico, eccetera eccetera, le performance sul campo di battaglia di questo modello, di altri, nel nostro esempio noi parliamo di questo, potrebbero non essere più così apprezzate, e quindi questo modello lo troveremo in vendita. Adesso c'è gente che lo cerca, c'è gente che lo compra, c'è gente che fa la lista di Slaanesh, in realtà poi sono già usciti nuovi eserciti, nuovi modelli, quindi anche lì adesso magari si vedono altre cose, come è stato al tempo per i topi piuttosto che per tanti altri eserciti, e si giocavano determinati modelli perché considerati più performanti, quindi il mercato veniva influenzato da questo. Quindi ci sono un sacco di persone che si fanno l'esercito di Slaanesh, cercano modelli di Slaanesh, eccetera eccetera. Quindi io magari ho dei modelli di Slaanesh da vendere, in questo momento li vendo bene. Al contrario, tra x mesi o x mesi fa volevo vendere il modello di Slaanesh, non me lo cagava nessuno, quindi non soltanto l'avrei venduto malissimo, quindi a pochi spicci, ma soprattutto in questo senso, porca miseria, non ci avrei portato a casa nulla, o magari non l'avrei proprio venduto, perché dici che lo compro a fare. Quindi a meno che poi il collezionista interessato fosse venuto a dire: guarda, voglio fare un esercito di Slaanesh, quindi vengo a prendo. Però a questo punto il collezionista, anche lui seguendo il discorso del mercato, non te lo pago più x euro, anche perché poi qui subentrano altri discorsi che noi adesso andremo a specificare, si va a parlare di disponibilità di negozio piuttosto che. E quindi il nostro discorso prosegue riguardo anche al mercato, quindi le fluttuazioni cosiddette di mercato, i cambiamenti del mercato possono essere dati da un sacco di roba diversa. Da un lato abbiamo il discorso del gioco, abbiamo il discorso del collezionismo, abbiamo il discorso poi anche dei progetti. Io per esempio posso avere un mio progetto bistico, voglio fare un diorama piuttosto che crearmi un esercito di un certo tipo, vado a cercare determinati pezzi per il mio progetto. E quindi arriva il punto. Voglio vendere, nel nostro esempio, voglio vendere dei modelli. Come determino il prezzo? Mi servono dei riferimenti, perché dici, bello il discorso del mercato, le fluttuazioni, il gioco, eccetera. Ma io, sto Space Marine, sto Eldar, sto Hero Quest, sto Overkill, sto eccetera eccetera, a quanto lo faccio?
E quindi, cosa che fanno in molti, si va sui siti vari, che possono essere il più famoso, il più conosciuto è eBay, ma oggi comunque ne esistono anche tanti gruppi, conosciamo tanti gruppi, tanti mercatini su Facebook, alcuni tra l'altro veramente ottimi a riguardo proprio della gestione, quindi faccio anche complimenti a tante persone che li gestiscono, perché è uno sbattimento non indifferente per tenere il gruppo pulito e mantenere comunque un certo format di vendita, quindi fanno veramente, ci sono persone che a titolo gratuito fanno veramente un grosso lavoro per darci questo servizio e andrebbero ringraziate, mentre invece spesso si prendono solo palate di qualcosa di profumato, eccetera eccetera. Tornando a noi, vado a fare un confronto, quindi veramente ho il mio, sto per fare il bullo, mi prendo il mio Deathwatch Overkill, dici, io ho il mio Deathwatch Overkill, a quanto lo voglio vendere? Quanto lo posso vendere? Quanto ci posso ricavare? Ci metti che ci ho giocato, non mi piace, io ce l'ho lì, non lo farò mai, mi rendo conto che è una roba che poi magari ci ho giocato un po' di amici, per X motivi lo voglio vendere, come determino il prezzo del mio Deathwatch Overkill? Beh, in questo caso cosa faccio? Potrei andare su... Grande errore, signori, grande errore! eBay. Perché dico che eBay è un errore? Ora, come tanti altri, io sono un utente antico di eBay, nel senso che sono diventato in maniera coatta un utente eBay. Per chi se lo ricorda, c'era anche Platinette che ci faceva la pubblicità. Esisteva, prima che arrivasse eBay Italia, i bazar. Quindi era una sorta di eBay che però era tutto italiano, in chiave italiana, si chiamava i bazar, di cui troverete forse anche su YouTube una giovanissima Platinette faceva la pubblicità, roba oscena, ok? A un certo punto arrivò eBay, che era un filino più grande di, cioè il bazar era così, eBay si è comprato, giustamente un po' come è stato col Burghi, chi se lo ricorda il Burghi, quanti ricordi il Burghi, quando arrivò il McDonald's mangiò tendenzialmente. E quindi dai utente bazar divenni utente eBay. Come utente eBay ho venduto, non miniature, sono comprate quelle, ho venduto però tanta roba nel corso del tempo, non sono mai stato un venditore professionale, però mia robina lo vendevo, compravo, eccetera, eccetera. E devo dire la verità che all'inizio su eBay, nel nostro hobby, si facevano veramente ottimi affari. Si fanno in realtà ancora oggi, però un po' meno, perché è diventato un problema eBay in questo senso, per quanto riguarda anche determinare il prezzo di ciò che noi vogliamo vendere, è diventato un problema perché sparano prezzi assurdi. Cioè su eBay trovi prezzi che secondo me, mia opinione ovviamente, quindi tutto questo è una mia opinione, quindi torno a dire, non vi sto dicendo cosa dovete fare, però sono dei consigli e delle opinioni. In questo senso sono prezzi fuori mercato, quindi non basatevi sul prezzo eBay, perché spesso è un prezzo fuori mercato, anche perché io su eBay posso prendere, come dicevo prima, un qualsiasi modello, posso prendere questa Keeper of Secret e metterla in vendita a 3.000 euro e tu arrivi e dici, cazzo, la Keeper of Secret vale 3.000 euro? No! L'ho messa in vendita a 3.000 euro, ma non è detto che io questi soldi li pigli mai. Quindi, se io la metto in vendita a 3.000 euro su eBay, ma non la vendo, non possiamo dire che il suo prezzo sia 3.000 euro. E molto spesso poi anche chi fa questa cosa di mettere in vendita su eBay non segue quelle che sono disponibilità di mercato, perché questo soprattutto si vede con modelli del Signore degli Anelli. C'è il sito GV che ogni tanto rende disponibili dei modelli e ogni tanto non ci sono più. Quindi a seconda della risposta di quello che stampano, probabilmente sono Giovanni Workshop, quindi dobbiamo fare una bella chiacchierata, a seconda di quello che è il momento, probabilmente rende disponibili i modelli, per un periodo non ci sono più, poi tornano, eccetera eccetera. Qui vedete tutto scolorato, bello in metallo, che bello, fa che roba bella. Qui abbiamo un capo troll di Mordor, quindi un modello in metallo molto bello, eccetera. Oggi mi pare che sia anche disponibile, sembra, non so se è riservata, però a un certo punto io vendo, dico, ah, non c'è più disponibile, ah, è diventato raro, e magari la gente lo vuole, e quindi costava, che ne so, 30 euro, e io te lo sparo a 70, 100 su eBay. E mi dice, sì, però sei un po' stronzo, nel senso che capisco le leggi di mercato, però, porca miseria, dal punto di vista mio, dice, tu rimani una bella persona, ma dici, caspita, va bene che ci vuoi guadagnare, però mi sembra un po' una roba da iena, da strozzino, nel senso di, perché tu ce l'hai, io non ce l'ho, se lo voglio, dici, questa è la legge del mercato. E va bene, però molto spesso fate caso a una cosa, quando determinate il prezzo di un prodotto, soprattutto su eBay, andate a vedere se è un compralo subito o un'asta, perché il compralo subito vuol dire che è una roba che uno mette lì, ti mette un prezzo,
e lo lascia lì mesi e mesi e mesi. E voi vedete, questo modello a quel prezzo rimane lì mesi e mesi e mesi e mesi. Se non che magari poi a un certo punto Giovanni Workshop, bontà sua, lo fa tornare disponibile sul sito e lo paghi 30 euro. Però, come dicevo prima, molto spesso chi l'ha messo in vendita su eBay non sta lì a guardare costantemente, come facciamo noi, il sito di Giovanni Workshop, e quindi gli lascia il prezzo di sé, e quindi questo prezzo rimane lì, infinitamente, perché nessuno se lo caga quel prezzo lì, a meno che per disperazione uno ce lo vuole subito, e questo magari ci faccio l'affare, ci guadagno, l'ho pagato 30 euro, ci guadagno un pacco di soldi. Non è una cosa bella per me, perché tendenzialmente nell'ottica, dicevamo appunto, che abbiamo, per me le persone vanno aiutate in questo hobby, nel senso che per me questo da hobbista, quindi io non sono un venditore professionista, quindi ovviamente non sto criticando i venditori professionisti, perché giustamente gente che campa come lavoro vendendo anche miniature o soltanto miniature è un altro discorso. Qui faccio un discorso legato a chi come me è un appassionato e si trova a vendere magari delle miniature o voler vendere delle miniature, quindi è un discorso a parte, non l'ho detto prima, lo dico adesso, non sto parlando dei venditori professionali, di chi ci campa. Lì poi magari possiamo dire ce ne sono i più bravi, meno bravi, ma è un altro discorso. Con questa domanda fondamentale, con questo video non sto andando a criticare, non vogliamo criticare, noi comunque anche, mi permetto di parlare anche per il resto del gruppo, della guida creativa per modellisti, nessuno ve lo faccia per mestiere. Qui parliamo di appassionati, di persone normali che non lo fanno di mestiere, che si trovano a vendere delle cose. Dicevo, tu puoi anche metterlo su eBay, o fate caso anche alle aste, io posso mettere questo pezzo in vendita su eBay a x.000 euro, e però poi l'asta finisce e nessuno l'ha comprato. Quindi vuol dire che il prezzo che spesso troviamo su eBay non è un prezzo indicativo. Possiamo eventualmente fare un riferimento, un raffronto con eBay, tenendo presente però alcune cose. Innanzitutto vediamo i pezzi venduti. Quindi, nel senso, se voglio determinare il prezzo di un prodotto, cerco un prodotto magari in asta, quindi con una scadenza, e vedere se a scadenza, seguendo l'asta, si può fare anche senza comprare nulla. Su eBay ti permette di seguire l'asta, se vogliamo riferirci a eBay. A scadenza vedrò se il pezzo, il prodotto, la miniatura è stata venduta. Se non è stata venduta, vuol dire che probabilmente quello non era il prezzo giusto per il mercato in quel momento. Se è stato venduto, allora ok, ho un'idea del prezzo. Tenete presente però che il prezzo di eBay va poi scorporato. Va scorporato perché vanno tolte solitamente le spese di spedizione, che sono un extra, quindi vuol dire che il prezzo di vendita ha anche le spese di spedizione. E poi c'è la percentuale di eBay, perché eBay non lo fa per spirito filantropico di permetterci di vendere la nostra roba sulla sua piattaforma online, ma lo fa a scopo di lucro. Quindi vuol dire che il venditore parte dei piccioli che prende, li dà eBay. Quindi anche lì, se io vendo direttamente a un privato e faccio la consegna a mano, in questo senso non avrò le spese di spedizione, e quindi già, visto che spesso sono comprese, vanno scorporate anche quelle, poco tanto che siano, e comunque poi c'è la percentuale di eBay, e quindi anche quella andrebbe tolta, quindi è sempre qualcosina meno. Qui, tolto il discorso eBay, parliamo invece del resto delle piattaforme. Già i mercatini ci danno ovviamente un esempio. Anche qui, se una persona, uno di noi, non venditori professionali, mi mette in vendita un prodotto, una scatolona, guardate che bella questa che è, porca miseria come mi piace, Blackstone Fortress, porca miseria che bella che è, me la vende a 200 euro, quando poi in realtà è ancora disponibile, eccetera, eccetera, comunque me la vende anche sotto costo e tutto quanto, e può essere che sotto il suo annuncio nel mercatino su Facebook o subito.it o bacheca.it o tutti quei gruppi che possiamo trovare comunque, piattaforme che possiamo trovare comunque online, in questo senso potrebbe essere che non ci siano messaggi sotto, nessuno se lo caghi, e se nessuno se lo caga vuol dire che probabilmente quei modelli o quei modelli a quel prezzo in quel momento non vanno bene. Spesso a me capita di vedere in questo momento vari particolari eserciti anche belli, consistenti, di tirani, di eccetera eccetera, che rimangono invenduti, magari a prezzi anche eventualmente ragionevoli, che ne so, esercito da 18.000 punti a 300 euro, può essere anche un buon affare per certi versi, e in questo senso bello, però rimangono lì. E qui ancora una volta torniamo a dire: bello, ci stai dicendo un sacco di cose magari anche interessanti, ma non ci stai dicendo come fare il prezzo. E ve l'ho detto prima però che era una roba difficile, cari miei, non è che così facciamo i prezzi delle cose. Ora, come faccio i prezzi, come faccio
mi faccio un'idea, quindi abbiamo detto vado su eBay, mi faccio un'idea, vado sui mercatini, mi faccio un'idea, metti che poi non trovo riscontro, qualcosa di particolare, eccetera, eccetera, e non voglio neanche buttarlo via, magari non ho idea del perché, giustamente dici, magari non pensando di vendere, non essendo un venditore appunto professionale, non ho un'idea del prezzo. Beh, tenete presente appunto che una volta abbiamo fatto i nostri giri online, eccetera, eccetera, potremmo anche lì avere dei dubbi. E anche sui gruppi, meglio ancora di persona, comunque qualcuno un'idea ce la può dare, però anche lì sono idee sempre soggettive. Perché? Dipende da quanto il modello è ricercato, da quanto il modello è raro, dall'edizione, dalle condizioni, da se è nuovo o non è nuovo. Banalmente, possiamo mettere delle regole indicative per le quali. Se un modello è nuovo, in scatola, in tonso, perfetto, eccetera, eccetera, su Sprue, tendenzialmente potrebbe valere di più, uso il condizionale non a caso, del suo modello, del suo corrispettivo, montato e o dipinto. Perché? Perché poi sul discorso pittura diventa veramente difficile questo discorso. Ora, dico questo perché ovviamente se un modello è nuovo tendenzialmente mi dà più garanzie rispetto a un modello montato. Perché? Perché vuol dire che probabilmente... Beh, già banalmente, signori, il fatto di avere una scatola mi dice che quel modello è originale. Ora, sul discorso plastica potremmo evitare questo discorso, ma sul discorso metallo, soprattutto per quanto riguarda Games Workshop, non è una cosa da poco. Perché avere dei modelli in metallo senza scatola originale, e c'è il discorso purtroppo che subentra anche qui dei cloni, dei recast, come vengono anche conosciuti nell'ambiente. Vuol dire che soprattutto col metallo, siccome molti modelli poi sono soprattutto quelli più ricercati piuttosto che più costosi, qualcuno magari ce li aveva, ha ben pensato di farsi delle copie in metallo e di rilasciarle sul mercato facendoci dei bei soldi. Tu però che li compri, dici, ah beh, l'ho preso il mio modello di... Che ne so, a me viene in mente un modello che ho cercato per un po' perché lo volevo tenuto a un prezzo ragionevole, e il sacerdote del lupo degli Space Wolves. Era un modello che in realtà non è mai stato prodotto da Games Workshop, il sacerdote del lupo. C'era il sacerdote delle rune, c'era il sacerdote del ferro, se non mi ricordo, del lupo meccanico, non mi ricordo come si chiama, però quello del lupo, che sarebbe l'equivalente del cappellano tendenzialmente, a parte i personaggi col nome, tendenzialmente ne avevano prodotto uno soltanto in edizione limitata per un Games Day, e quindi c'era questo modello molto bello, tra l'altro mi piace un sacco, che però molto spesso o non si trovava o si trovava a prezzi esorbitanti, e modello in metallo, qui si parla di metallo. Ora l'ho comprato col suo blister, vuol dire che ho una garanzia del fatto, tendenzialmente avendo la sua scatoletta, il suo foglietto, tutto quanto, quindi la confezione originale, che il modello sia originale. Perché se l'avessi comprato, magari già dipinto, o anche non dipinto, ma senza la sua confezione originale, chi mi dice che non sia un recast? In realtà ci sono ottime guide anche nei gruppi di Facebook che riguardano, che parlano del nostro hobby, che ci insegnano come individuare un recast piuttosto che no. E però, nel senso, alle volte ci sono anche le copie fatte bene, ti può sfuggire, metti anche l'entusiasmo, finalmente ho trovato il modello che volevo a un prezzo ragionevole, porca miseria, me lo porto a casa, magari quel dettaglio diciamo che mi sfugge, o magari voglio che mi sfugga, perché porca miseria, finalmente ce l'ho, dice, ah, la collezione completa, piuttosto un pezzo importante per la mia collezione, eccetera, eccetera. E quindi le condizioni, sicuramente il fatto di avere la scatola originale, soprattutto su modelli in metallo, modelli da collezione parliamo, è una cosa importante, perché ci dà, diciamo, una certa sicurezza sulla garanzia del fatto che il modello appunto sia un originale, e quindi questo tende ad alzare il prezzo. Cioè, se ho due modelli, uno con confezione originale e uno con no, ovviamente quello con la confezione originale lo faccio pagare di più. Questo, in questo senso, siamo d'accordo. Su tutto quello che è il discorso non di plastica, invece cambia un pochino. Anche perché qui subentra, signore e signori, il gusto personale. Io potrei essere una persona che, come di fatto sono, adoro modelli nuovi, nel senso che mi piace avere modelli dalla scatola perché me li monto come dico io, faccio le modifiche che dico io, anche perché molto spesso se noi compriamo modelli già montati, io personalmente una cosa che odio sono gli sfoghi di fusione, e quando trovo un modello montato, perché l'ho acquisto magari con un lotto piuttosto che qualcuno me lo regala, bontà sua, e c'è gli sfoghi di fusione da togliere, fastidio, signori, fastidio, porca miseria, perché? Perché anzitutto mi fastidiano proprio gli sfoghi di fusione, spero che un giorno la tecnologia li possa eliminare come il cancro, nel senso è una cosa
proprio bruttissima per l'hobby. Ora, cancro è sicuramente una cosa più importante, non travisate le mie parole, però adesso è una cosa fastidiosissima, una cosa bruttissima, e spero che venga eliminata col tempo. Però soprattutto andare a muovere gli sfoghi di fusione su un modello che è già montato è 10 volte più difficile che non farlo sui singoli pezzi prima di montarlo. Senza contare che spesso magari quel modello non è montato, non è assemblato, non è incollato in posizione corretta o magari non proprio benissimo, un po' sfalsato, e vai a sapere poi il tipo di colla che viene utilizzata, anche perché se una persona mi ha utilizzato nel montaggio della colla cianoacrilica, cosiddetta attack per dire, per intenderci, e tendenzialmente si stanca. Se invece giustamente, come andrebbe fatto sui modelli in plastica, la colla per plastica che me la fonde, potrei anche non staccare più o dover intervenire in maniera molto pesante segando, tagliando eccetera eccetera, che diventa un casino, e quindi già questo per me è una discriminante. C'è poi il discorso pittura. Sul discorso pittura si apre un mondo, anche perché poi dicevo, c'è proprio il gusto personale. Io magari dicevo, preferisco modelli nuovi o comunque non ancora montati per poter poi farlo come piace a me, utilizzare tutte le opzioni, anche perché poi spesso quando si acquistano lotti di miniature, di eserciti già montati, mancano tutti gli sprue di modifica, quindi tutti i bits. E questo per me incide sul prezzo, perché vuol dire che se il costo originale della miniatura, seguitemi un attimo il ragionamento, se io mi comprassi sta scatola qui, bellissima peraltro, che è uno dei progetti recenti, in realtà questa è vuota, i modelli sono su, sono in lavorazione, già in pittura, mi prendo la Star Collecting di Slaanesh, ok? Ovviamente avrò tutta la serie di miniature che vi potrò montare innanzitutto come voglio, perché qui ci sono diverse opzioni oltretutto. Potrei volermi montare con la parte anche degli stendardi piuttosto che dei corni da guerra, piuttosto che della parte del campione, come potrei voler o non fare. Lo stesso carro che sta qua dentro può essere montato, assemblato in maniere molto differenti, addirittura ci potrei ricavare anche più di un carro volendo, se volessi sfruttarlo in questa maniera, poi c'è un discorso anche di opzioni eccetera eccetera. Ovviamente col nuovo lo posso fare. Se mi trovo un esercito già assemblato, vuol dire che già no, mi si toglie la possibilità di scelta. Però metti che i modelli erano proprio come li volevo montare io, però di fatto magari mi dai bits e allora diciamo più o meno pareggiamo. C'è il discorso poi ovviamente che abbiamo già detto prima, quindi riguardo di rimuovere gli dannati sfoghi di fusione, piuttosto che invece, che ne so, il discorso di come assemblare, quindi anche le pose. A me per esempio piace, cerco di stare attento al fatto che i modelli si differenzino uno dall'altro, è una fisima mia, però mi piace così. C'è gente che non gliene frega assolutamente niente, perché magari punta invece al discorso, gli piace giocare, persone che amano giocare, quindi magari dell'estetica del modello, l'estetica stessa del modello, passa un pochino lo stile in secondo piano e preferiscono invece avere modelli che vengono considerati tali il più velocemente possibile sul campo di battaglia. Quindi sti cazzi. Per me invece, dicevo, seguitemi il ragionamento, se mi dai queste miniature e mi mancano tutti i bits d'avanzo, già che mi hai tolto la possibilità di scegliere, mi manca un pezzo, quindi anche lì sul costo poi dei modelli stessi, e parliamo, mi hai tolto dei pezzi che io non vedrò mai più, i bits, i componenti di avanzo, e quindi mi hai tolto qualcosa che nella scatola c'era. Anche perché dicevano molti, per fare il prezzo partono dal prezzo GV e fanno uno sconto. Interessante. Attenzione, facciamo finta, adesso noi sappiamo tutti oggi quanto costa questa scatola, però per il ragionamento facciamo finta che questa scatola in negozio Games Workshop costi 100 euro, non è vero, costa molto meno, però facciamo finta che costi 100 euro. In negozio Games Workshop, prezzo pieno, la vado a comprare 100 euro. Me la vendi tu come privato e mi dici, te la vendo a 100 euro, dici, scusate. Sì, allora me la vado a comprare in negozio, faccio anche tutta una bella giornata, mi seguono, posso fare un sacco di domande che tu, magari da venditore, sempre non professionista stiamo parlando, magari non mi risponderesti, non mi daresti questo tipo di servizio, il fatto di poterli assemblare in negozio. Quindi anche lì è vero che nel prezzo Games Workshop è un prezzo pieno, ma vuol dire che io posso andare in negozio, posso cominciare ad assemblare lì, magari mi prestano anche la colla, eventualmente, visto che l'ho acquistato lì, posso magari cominciare a dargli il primer, posso cominciare a dipingerli in negozio con anche i consigli che mi possono dare per farlo, se ovviamente questa è una cosa che per me è un valore aggiunto. Poi dici sti cazzi, preferisco farlo a casa, quello è un altro discorso. Però
compreso nel prezzo, c'è anche il servizio del negozio, quindi tu stesso prezzo tendenzialmente non lo puoi fare. Cioè, no, ti faccio lo sconto. Benissimo, però signori, non abbiamo le fette di salame sugli occhi purtroppo, e sappiamo quindi che nel mercato di oggi ci sono negozi, venditori professionisti di cui sopra, che queste scatole per X motivi ce le vendono già con uno sconto. Solitamente sono sconti che vanno dal 10, 20 fino anche in alcuni casi al 30% di sconto, e vuol dire che quando tu, venditore non professionista, privato, mi vendi questa scatola e non mi puoi più fare il discorso io prezzo GV, mia... no, allora il prezzo di mercato è, faccio riferimento al prezzo più basso di mercato nel quale io posso trovare nuova questa scatola da un venditore professionista. Venditore professionista intendo un venditore con scontrino, che mi fa la ricevuta. Perché sottolineo la ricevuta? Beh, perché banalmente, se io comprassi da te, amico mio, privato, o tu comprassi da me, tramite che sono un privato, questa scatola sigillata, nuova, quindi proprio intonsa, questa è vuota, quindi ti metterei il mattone dentro alla paesiello e ti darei la sola, non è vero, poi mi denunzia, mi turbo querela, ok? Dicevo, ti vendo questa scatola, molto bella, tutto quanto, ti dico, prezzo GV è 100, te la vendo 80, tu mi dire, mi risponderesti, sì, vabbè, però il prezzo minore in cui la posso trovare sul mercato a un venditore professionista è 70, facciamo un 30% di sconto, 70 euro, vabbè, allora te la vendo anch'io 70, e non è la stessa cosa però, perché? Perché se tu la vendi a me, io la vendo a te, e poi dentro questa scatola trovo un difetto, delle problematiche, può succedere, di solito Games Workshop, come altre case, sono comunque un buon controllo qualità, però può sfuggire nel trasporto, anche se rompa qualcosa, la scatola venga schiacciata, oh mio Dio, no, piuttosto che... Se lo faccio con un venditore professionista, gli faccio presente il problema, ricevuta d'acquisto, esiste quella cosa chiamata garanzia. In realtà poi sappiamo che in Italia è il produttore, quindi sempre il signor Giovanni Workshop, nell'esempio nostro, che dovrebbe rispondere per queste venditure. Però ovviamente anche il servizio, se io voglio un negozio GV, dico guarda, aperto, trovato, rotto, mi danno un certo tipo di servizio, mi sostituiscono la scatola piuttosto che fanno tante altre belle cose. Se lo faccio tramite te è un po' un discorso di visto piaciuto, nel senso che ti arriva e se poi la scatola è sigillata, il trasporto succede qualcosa, spesso il venditore, a meno che ci sia una consegna a mano, dice io te l'ho data sigillata così com'era, fuori non si vedeva che magari qualcuno aveva schiacciato e certi componenti, ma i delicati si sono rotti, e allora che fai? Te la pigli e si accorcia. Quindi non esserci discorso garanzia, o se no dici ti arrangi tu con il signor Giovanni Workshop, è bella, però se col venditore professionista solitamente c'è anche il discorso di supporto per quanto sono reclami, problematiche, eccetera, eccetera. Quindi in quel costo solitamente ci mettiamo in questo. Quindi vuol dire che se minor prezzo di mercato, venditore professionista è 70 euro, 30% di sconto nel nostro esempio, e tu da privato dovresti farmi qualcosa in meno. Questo sul discorso nuovo. Ovviamente poi cambia se questa scatola non fosse più disponibile, e io la sto cercando disperatamente, tanti la stanno cercando disperatamente, e non fosse più disponibile, allora ovviamente il prezzo in questo senso potremmo farlo salire. Altro discorso invece sul non nuovo, quindi nel senso, se qui partiamo, ecco, prendiamo questo esempio qui, 100 euro nuovo negozio GV, 70 euro nuovo venditore professionale online piuttosto che eccetera eccetera, metti che tu hai cominciato questo progetto, io comincio questo progetto, comincio a montarli e li vado a vendere. E a questo punto, dal mio punto di vista, non parliamo più di nuovo, ma parliamo di usato. E con l'usato il prezzo dovrebbe scendere ancora. Ti dico che secondo me dovrebbe essere, però questa è un'idea mia personale, che ovviamente poi andrebbe raffrontata con la richiesta del mercato, perché ovviamente se sono modelli che io oggi vendo facile, il prezzo sale. Se sono modelli che vendo meno facile, il prezzo scende. Però tendenzialmente in linea teorica dovrei andare sotto il 50%, perché non c'è più la garanzia, che è usato a questo punto, e soprattutto perché poi c'è un discorso anche di opzioni. E qui si apre, signori miei e signore mie, purtroppo per fortuna, tutto il discorso legato al gusto personale. Come dicevo prima, ci sono persone che preferiscono avere i pezzi ancora da montare, ci sono persone invece che preferiscono avere i pezzi già montati, già dipinti, e qui dipende dal venditore che trovate. Quindi ovviamente tu sei il venditore, devi trovare l'acquirente migliore, quindi se hai i pezzi montati ovviamente venderai meglio a chi preferisce i pezzi montati, se hai i pezzi dipinti dovrai cercare per vendere meglio, meglio vuol dire per farci più crano, ok, trovare persone che preferiscono i pezzi anche dipinti. Sul discorso pittura, signore, leggo tanti annunci, vi dico la verità, e nel leggere tanti annunci
spesso sento, sì, leggo, scusate, leggo pittura pro, livello pro, ora, livello da gioco, livello base, livello pro, livello avanzato. C'è da mettersi veramente le mani nei capelli. Chi può farlo? Mi spiace paesiello, non avevo nessun riferimento in questo senso, neanche al Maximo, vi saluto, perché nelle sopracciglia, bisogna mettersi le mani nelle sopracciglia per chi non avesse i capelli, o nella barba, se avete la barba, vedete. O mettetevi le mani dove vi piace, ma attenzione che vi andate ciechi. Perché, personalmente un consiglio, non sto a dirvi cos'è pro, cosa non è pro, perché qui apriamo veramente un mondo. E tendenzialmente gli occhi ce li abbiamo un po' tutti. Ovvio che, per quanto anch'io sia un pittore scarso, amo i miei modelli dipinti e mi sembrano i più belli del mondo, finché non vedo quelli di quel merdone di Dichello, ti voglio bene Angelo, o piuttosto che di Farabi, piuttosto che di Rusto, piuttosto che di tanti bravissimi pittori. Non ho citato Doc Nico forse, no, lo devo citare perché sennò poi succede un casino. Ciao! Dicevo, scherzi a parte. Abbiamo gli occhi, vediamo i pittori bravi come dipingono. E quello è il livello pro. E anche tra loro ci sono i pro pro e i pro pro pro, eccetera, eccetera. Quindi evitiamo i problemi, signori. Pensate che il vostro modello sia dipinto bene? Avete acquistato dal tal pittore che a voi piace tantissimo ed è il maestro definitivo della pittura? Molto bene, fate una bella cosa. Fate delle belle, belle, belle foto ai modelli con le lucine. Un consiglio, in Tiger, che è un posto dove vendono minchiate assurde, uscirete con portabanane a forma di banana e cose del genere, vendono una light box. Il prodotto sarebbe una scatola della luce, tendenzialmente è una scatoletta fatta per fare le fotografie della roba piccola, quindi vedi tu anche le miniature. Penso che costi al massimo 8 euro. Una scatoletta che si monta, sta su da sola in materiale plastico, ha dei fondi, uno nero, uno bianco mi sembra, e delle lucine LED. Non vi bastano, se avete qualche altra lucina, anche una lampada che usate per dipingere, o lampade da tavolo eccetera eccetera, per aumentare le luci, sempre meglio, ci mettete dentro la miniatura. Ci pulite bene le lenti, non fate come me che lascio gli aloni sulle lenti del telefonino quando facciamo i selfie, le foto vengono tutte sfocate, ma non perché sia sfocato il telefonino, che si è smerdato sopra, tendenzialmente, no? Dite bene, mettete a fuoco, fate delle belle fotine anche col telefonino, non ne avete uno bellissimo ultra pro, conoscerete qualcuno che ce n'ha uno almeno decente, fatelo prestare per fare quattro foto, ve le manda su WhatsApp, abbiamo risolto, e lasciate decidere a chi guarda. Se poi il pittore che ve le ha fatte è conosciuto o sconosciuto, piuttosto che, metteteci il nome. Se troverete altri appassionati di pittura, di, cioè, se mi porto a casa un pezzo di Francesco Farabi piuttosto che di Angelo Dichello, piuttosto che di Rusto, eccetera eccetera, bello, ok, ma non state voi a definirlo, anche perché è veramente difficile definire il livello. Poi c'è ogni pittore che definisce il suo livello, nel senso che a seconda anche delle mie abilità io posso definire il mio livello da gioco, il mio livello pro, però rispetto a qualcun altro, capite che non c'è in questo senso oggi e non credo ci sarà mai, anche perché fortunatamente il livello continua a alzarsi e quindi non è neanche lì, potremmo dire, una cosa stabile. Ecco, e poi è questione anche di gusti, tendenzialmente. Era più bravo Leonardo da Vinci, Raffaello, piuttosto che Benvenuto Cellini, piuttosto che ognuno aveva il suo stile, Caravaggio, piuttosto che Andy Warhol, cioè anche lì stili differenti, signore, quindi diventa difficile dire chi sia meglio e quindi dare un livello. Sicuramente ci sono i mostri sacri, che è un discorso, e lì però, nel senso, se avete a che fare con loro, vi fate dipingere da loro e loro vi fanno il loro prezzo. Quando parliamo di vendita di queste miniature, il mio consiglio è, livello pittura, non state a definirlo, fate delle belle foto, si vede, se è bella, pittura, si vede più, sono belle foto, eventualmente potete dire, guardate, il livello di pittura, a me il pittore piace talmente tanto, dal vivo sono ancora più belli che in foto, cioè, poi viene a vedere dal vivo, se ha la possibilità di farlo, o fatevi fare, investite, se avete uno zio, una zia, un amico con la reflex, una macchina fotografica anche decente, se non per forza una reflex, una Coolpix, una semipro, qualcosa che faccia delle belle foto, mi raccomando le luci, e fatele vedere. A questo punto il livello pittura lo risolviamo così, anche perché addentrarci diventa un problema. Certo che, ovviamente, se sulla miniatura abbiamo grumi di colore, quindi il colore diventa spesso, quindi non è più un discorso di livello di pittura, mi piace o non mi piace, perché io potrei aver messo anche solo le basi,
quindi solo i colori di base sulla mia miniatura. E potrebbero piacervi o non piacervi, inteso come schema di colore, quindi i colori che ho scelto. Però tendenzialmente dovreste, se il colore è stato diluito a sufficienza, è stato usato il primer, rimosso gli sfoghi di fusione, eccetera, eccetera, poterla riprendere la miniatura. Voi sapete che una miniatura non è mai finita a livello di pittura, finché non lo decide il pittore, quindi vuol dire che io compro sto rotto, sta bella miniatura, dico. Però ci sono le basi e posso andare avanti a dipingerci sopra e portarla a un altro livello, quindi riprenderla in mano in questo senso. Se però il colore grumoso non è stato diluito bene, i dettagli si sono persi, eccetera, eccetera, e questo fa scendere il prezzo della miniatura in vendita, anche perché è facile dire andate poi a fate fare il bagno con lo Chantecler piuttosto che con il Dettol, piuttosto che con quello che è, e la miniatura, il vostro pezzo torna nuovo, bello da dipingere. Non è così, c'è un lavoro dietro, vuol dire che devo andare a comprarmi innanzitutto dei prodotti che sia lo Chantecler piuttosto che metterli a bagno, voglio trovare un baratto adatto, se non ce l'ho andarmelo a comprare, metterli a bagno, vedere poi anche il tipo di pittura di vernice che è stata utilizzata, perché alle volte viene via anche abbastanza facile, alle volte no, poi spesso lascia delle tracce sulla plastica, a seconda anche del primer, come se è stato usato, quindi vuol dire che poi va anche spazzolato, quindi tutto il lavoro che devo fare per stare a pulire i modelli, e non è una cosa, dici, che magari faccio volentieri, mi diverte fare, e quindi vuol dire che se devo, anche perché se fosse così facile, signori, voi che mi dite sì, la pittura poi la togli facile, e toglietela voi prima di venderla, ti dico, vabbè, toglimela tu, devono arrivare belle pulite, perché ci sta dietro un lavoro della mannaggia, ok? Quindi beh, se ne vanno con i grumi di colore sopra, mi dispiace, va bene, però prezzo scende. E poi tendenzialmente il prezzo è quello che fate voi, quello che facciamo noi, nel senso che la miniatura può valere un tot, ma se io non ci voglio spendere più di tot, o se sono disposto a spendere fino a... dalle mie tasche, dal fatto, io molto spesso non mi posso permettere determinate cose, però dico no, non ci voglio spendere tot, decido prima. È un po' come partecipare alle aste online, parlando proprio di eBay. Tendenzialmente io mi fisso un tetto, dico, questo prodotto mi interessa, ok, sono disposto, quanto sono disposto a spendere per questa cosa? Tot, molto bene, mi fisso questo tot e mi butto in asta, ovviamente tengo considerato le spese di spedizione, quindi il totale di acquisto, e se mi garba lo compro. Se non mi garba, non è nel mio prezzo. Quindi è dirvi come fare, come non fare, io spero che di aiutarvi dandovi queste linee guida, tenere in considerazione queste cose, perché se devo vendere qualcosa, quindi ricapitolando, voglio vendere, qui poi cambia ovviamente a seconda anche della reperibilità, ovviamente oggi un Euroquest di mercato ha un valore di un certo tipo rispetto, che ne so, a un Horus Heresy, uno Space Hulk, un Blood Bowl, un Dreadfleet, bellissimo come gioco, sottovalutato tantissimo, Dreadfleet è una figata spaziale, un Silver Tower piuttosto che, eccetera, Gorciosa, non sono riuscito a vederlo, è un po' più avanti, c'è un Gorciosa, qui vanno avanti, poi ci sono altri giochini, c'è anche, vabbè, altra roba, qui abbiamo anche uno Zombicide, tutto quanto, prima serie, da Kickstarter, eccetera, eccetera, ma oltre a fare il burlo con la roba che c'è in giro. Ricapitolando, prendo la mia bella miniatura e dico, vabbè, ne ho già 5 di questi, sono belli, ne ho già 5, mi servono due spicci, perché voi che voglio comprare qualcosa in questo momento, magari non ho soldi da investire nel lobby, perché poi anche quello magari è una sorta di reinvestimento, ok? Cosa faccio? Mi giro online, eBay, tenendo presente che però sarebbe bene vedere quelli venduti realmente su eBay, i gruppi online, secondo me i mercatini sono quelli che più attendibili ai prezzi di mercato, cerco un confronto, quindi cercando lo stesso modello, butto online anche su Google, googlando in questo caso il Mumak da guerra dell'Arda, eccetera, eccetera, cerco dei modelli equivalenti per farmi un'idea dei prezzi di vendita vari. Ovviamente sarebbe pure da vedere se poi effettivamente vengano venduti, perché se poi mi sono visto tutti i prezzi, ma da questi prezzi nessuno ha venduto, può voler dire anche semplicemente che magari non è che il modello non abbia valore, ma in questo momento per il mercato non abbia valore. Ce l'ho infrattata là dietro purtroppo, quindi non riesco a farvela vedere. Signora Ianelli, un esempio bellissimo. Scatola base delle miniere di Moria. Ai tempi, la scatola base delle miniere di Moria non aveva un contenuto così eccezionale quando è uscita, tant'è vero che non se l'è cagata quasi nessuno. Comunque non se la cagarono in molti, se non quelli che per me sono i veri appassionati. Tendenzialmente c'era tutto in plastica, quindi una novità rispetto a modelli che precedentemente erano quasi tutti in metallo. Tendenzialmente avevi dentro, vabbè, muscolino, il manualetto, delle regole condensate per giocare, comunque tutto
tutto il gioco, l'itinerario, quindi con le varie missioni per imparare dal movimento al tiro, tutto quanto, che ripercorreva un po' il passaggio all'interno dei migliori di Mario. Avevamo la Compagnia dell'Anello, totalmente drastica, cosa eccezionalmente nuova rispetto a prima, che era tutta in metallo, con anche pose differenti, c'era Sam con la padella in mano pronto, come nella scena ovviamente del film. Poi un sacco di Goblin di Moria, senza nessun eroe, bellissimo in questo senso, quindi anche lì piaceva poco anche per quello, anche perché era uscito in edicola tutta la raccolta dove c'era pieno di eroi, e quindi nel senso non avere nessun eroe con i Goblin diventava anche difficile. Invece molto goloso era un troll di caverna con una doppia opzione, si poteva montare con il martellone tutto in plastica piuttosto che con la lancia, quindi con le varie regole eccetera eccetera. E poi tutta una serie di scenici che secondo me erano molto interessanti, anche se all'epoca un pochino sottovalutati. C'era una serie di mini colonne, ovviamente non erano fatte come quelle nel film, bellissime, delle miniere enormi, però davano l'idea, comunque erano carine anche come, come gioco, davano una bella ambientazione. C'era uno il portone, piuttosto non era quello ovviamente di amici entrate, era quello che poi veniva sfondato dal troll che entrava nella stanza. C'era la tomba di Balin, quindi tutta la, metterci sopra Ghibli nella scena diventava epico per me farlo, piuttosto che tutte altre rovine in giro, pozzetti, armi sparse, che venivano utilizzate poi anche nello scenario per il gioco. All'epoca aveva un costo ufficiale in negozio, credo, tra le 50 e le 60 euro, una roba del genere, se non ricordo precisamente, poi nel tempo magari è aumentato un pochino, però diciamo 50 euro. E a 50 euro era bella scatola, si poteva cominciare, ma anche un bel gioco da tavolo, se non che poi comunque le miniature erano da montare, da incollare, perché non erano ancora easy to build, quindi in questo senso andavano incollate, però c'erano i dadi, c'erano i misuratori, c'era tutto lo scenario da fare, quindi anche se uno appassionato del Signore degli Anelli voleva giocarselo, era una cosa interessante. Come dicevo prima, non fu apprezzatissimo, perché diciamo, per quello che c'era dentro, per il costo in quel momento, magari su altre, si investiva magari, molti preferivano investire magari su altro, e non serviva nessuno. Girò online, veniva venduto poi sui vari siti eccetera, cioè anche eBay, che ai tempi aveva prezzi invece secondo me molto più abbordabili. Ricordo che ne portai a casa due o tre a 18 euro l'uno, per dirvi, con le spese di spedizione forse 20 euro l'uno, una roba del genere, presi in aste separate, e che ho tuttora. Oggi, se lo cercate, lo volete, vi piace, per collezione eccetera eccetera, i prezzi partono dalle 80 euro, perché non si trova più, perché eccetera 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 eccetera. Quindi non è detto che oggi magari quello che voi mettete in vendita abbia un prezzo altissimo, quindi magari in questo senso vi conviene venderlo se avete quell'intenzione, piuttosto che domani il prezzo non scenda, o viceversa. Oggi magari mi è capito un ragazzo che mi aveva proposto un determinato lotto di miniature molto vintage, di elfi oscuri, anche pezzi metallo eccetera eccetera, oggettivamente però il prezzo di mercato attuale era piuttosto basso, lui voleva farci un tot minimo, e si va, guarda, tendenzialmente il prezzo attuale è circa meno della metà di quello che vorresti farci tu. Aspetta, nel senso che può anche succedere che domani il signor Giovanni Workshop o chi per esso rimetta le mani sugli elfi oscuri o gli equivalenti moderni di Age of Sigmar. Domani tornerà, abbiamo detto, in auge il vecchio mondo, c'è il progetto comunque di farlo tornare, tutto quanto. E magari quei modelli invece non verranno di nuovo ricercati, è un po' anche il discorso, diciamo, di moda, quindi vengono ricercati, torna l'interesse, tu quei soldi che ci vuoi fare ce li fai, quindi si raddoppia il valore piuttosto che perché vengono ricercati. Quindi il mio consiglio è: partite dal modello, fatevi una bella ricerca, parlate con più persone possibili, ovviamente con un minimo di esperienza. Il negozio Games Workshop no, in teoria, meglio magari il manager del negozio può anche essere una brava persona a venirvi incontro, ma tendenzialmente non fanno valutazioni sull'usato, quindi tendenzialmente dovreste, almeno avete un ottimo rapporto, un discorso intervosto, ma tendenzialmente il negozio non si fa, non andate a tediarli il negozio. Ci sono comunque gruppi, associazioni, sono tante persone anche online che vi possono dare supporto in questo, fare una valutazione di mercato, poi decidete, volete vendere, volete non vendere. Occhio alle condizioni, ovviamente il prezzo è nuovo rispetto a GV, poi ribadisco, queste non sono regole che dovete seguire, sono consigli, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però tendenzialmente anche lì, se il prezzo GV è tot, se il prezzo di mercato sul nuovo è tot, voi non siete comunque dei venditori professionali, non fate lo scontrino, non date la garanzia eccetera eccetera, per quanto poi siete prodi a supportare, eccetera, ovviamente il prezzo scende, signori. Questo è tutto,
dalla vostra domanda fondamentale. Se avete altre domande, se sul tema stesso volete degli approfondimenti, magari ritenete qualcosa sia da approfondire, trattare meglio, piuttosto che avete altre vostre opinioni, volete condividere con noi, qui sotto questo video, in fondo ci sono tutti gli esempi di video che avete, poi in fondo ci sono i commenti, che sono anche molto belli, spesso vi ringrazio per quelli. Scrivete quello che volete, apprezzamenti, insulti, quanto è bello Asiello, quello che volete un po' voi. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sulla campanella per essere sempre informati quando un nuovo video vi si renderà disponibile, e anche le nostre dirette live, quindi quando potete interagire direttamente con noi. Poi, se volete, ci sono anche pagina Facebook, profilo Instagram, lì vi iscrivete, vedete tutto quello che facciamo, ci potete scrivere, contattare, anche per collaborazioni, volete che parlare insieme a noi, eventi, cose, noi ci siamo sempre, siamo qui per voi. Detto questo, ciao, alla prossima! Pazienza adolescente, 125, ci metterà un po'. Stop. Che 16 anni, c'è la moto, quanti cos'è la girare intorno? E poi arriva il mio domanda, accompagni l'anello, in questo caso stop. Ah, bella la moto, porca miseria, ma...